Garibaldi, beh, di Garibaldi naturalmente non vi farò una lezione di storia, dell'eroe dei due mondi e delle sue imprese sapete più di me, però c'è un particolare che forse alcuni non conoscono, e cioè che Garibaldi era fra le tante cose un grande conquistatore, una specie di playboy, suscitava passioni enormi, per esempio Maria Salasco incontrò Garibaldi proprio qui a Genova, se ne innamorò perdutamente. E tanto che, camuffata da uomo, si imbarcò nella spedizione dei Mille e sviluppò una fissazione circa il rosso, il colore garibaldino, no? Fissazione che la portò addirittura al manicomio, visse negli stenti alla fine, sempre coperta di paludamenti rosso fiammante. Ma anche di Anita, la moglie di Garibaldi, no? I libri di scuola ci dicono solo che era una donna forte, e questo sicuramente, coraggiosa, eroina essa stessa, ma era gelosissima, gelosissima, soprattutto nel periodo che la coppia passò in Sud America, a Montevideo. Fra l'altro in Uruguay le donne sono sempre state molto notevolmente belle e anche ardite. E lei faceva continuamente delle scenate di gelosia a sto povero Garibaldi, e credeva nella leggenda di Dalila e Sansone, e allora spesso insisteva per scorciargli i capelli, a cui Garibaldi dedicava, da bravo playboy, cure particolari. E poi i resti dei capelli, le ciocche, le annodava, le bagnava con le sue lacrime e le portava appese al collo come un amuleto.